vediamo insieme cosa guardare all'interno della bolletta dell'energia elettrica per riuscire a capire se stiamo pagando quello che giustamente dobbiamo pagare. Allora, la prima cosa che dovete guardare è il tipo di mercato, mercato libero, mercato di tutela, perché se siete in un mercato di tutela avrete le condizioni stabilite dall'autorità, se siete in un mercato libero avrete le condizioni stabilite naturalmente, perché siamo in mercato libero, dal venditore, ma attenzione perché queste possono naturalmente variare, come variano anche le tariffe stabilite dall'autorità, però nel caso del venditore di mercato libero dopo 2 anni di solito scattano gli adeguamenti tariffari che escludono gli eventuali bonus che avete ricevuto quando avete sottoscritto il contratto di mercato libero. Quindi in quel caso è meglio cominciare a guardarsi in giro e pensare se davvero state pagando quello che è giusto per voi. Magari è giusto anche cambiare. La seconda cosa da guardare sicuramente è dove viene fornita l'energia elettrica, quindi se è presso la vostra residenza dovete avere il contratto come residente. Capita molto spesso che viene applicata la tariffa non residente, che è molto più cara. Altra cosa da guardare, oggi un po' meno perché quasi tutti ormai abbiamo un contatore telegestito, quindi le letture avvengono sempre mese per mese da parte del distributore. In alcuni casi però ci sono con letture presunte. In caso di lettura presunta, naturalmente bisogna verificare che l'addebito che ci è stato inserito nella bolletta corrisponda a quello che è il nostro consumo. Basta andare a guardare sul contatore, schiacciare l'unico tasto che c'è e potete fare una verifica tranquillamente.